Stiamo assistendo a un vero e proprio dramma d'amore, quello di Sergio D'Ottavio e Greta Rosset. Stasera un altro post di Sergio. Mi dispiace fortemente se la pubblicazione delle motivazioni della storia riguardante me e Greta possano ledere la sua immagine, soprattutto per chi non conoscendo esattamente la realtà dei fatti possa fraintenderli. Vi chiedo gentilmente di non esprimere giudizi cattivi laddove non è avvenuto un tradimento fisico. Quindi Sergio chiarisce che si tratta di un tradimento non fisico. La cosa diventa sempre più strana. Da gente seria, sincera, da veri gentleman. E ho dato il giusto peso alle cose vere. Un vero e proprio dramma d'amore, quello di Sergio D'Ottavio e Greta Rosset. Stamattina erano assieme a un evento a Roma. Poi, nel primo pomeriggio, Sergio ha pubblicato un post molto pesante nei confronti di Greta, annunciando la loro rottura definitiva in modo ufficiale. Parole molto pesanti nei confronti della sua ex fidanzata. Parla di tradimento, ma non è finita qui, perché oggi pomeriggio anche Federico Massaro dice la sua, ma nei confronti non tanto di Greta, ma di Sergio. Vediamo la clip. Nel frattempo, però, il post di Sergio del comunicato ufficiale è sparito dai social. Ciao ragazzi, allora penso che sia chiaro adesso perché io ho voluto prendermi questo periodo. Volevo stare ben lontano da gente seria, sincera, da veri gentleman. E ho dato il giusto peso alle cose vere e alle persone vere nella mia vita, perché non mi andava di perdere tempo, perché c'è una cosa bellissima chiamata karma nella vita e non importa quello che la gente pensa di te, il tempo dà sempre le risposte giuste. Quindi sono vivo, sto bene e tutto piano piano verrà fuori. Detto questo, spero che persone a cui voglio veramente bene trovino prima di tutto se stesse, in secondo luogo qualcuno che vuole loro veramente bene, voglia bene a loro, la loro storia, il loro passato. Non c'è bisogno che io commenti troppo, perché questa cosa si commenta da sola. Spero che alcuni di voi si ricredano un pochino e vi mando un bacione, un abbraccione, insomma, decidete voi. Ciao.